Buonasera e benvenuti a Quarch, viaggio nell'incompetenza. Quest'oggi, sempre senza averne alcun titolo, parleremo di una di quelle cose che sembrava indispensabile fino a qualche tempo fa, ma di cui oggi possiamo finalmente fare a meno. Non è il Walkman, non sono le pennette alla vodka, sono gli scienziati. E in particolar modo parleremo di uno scienziato, Galileo Galilei. Per farlo però dobbiamo spostarci da questo sfondo generico alla città di Pisa, non senza prima aver fatto una piccola sosta in autogrill. Ah, Pisa, la città famosa in tutto il mondo per la stazione, per i souvenir a forma di torre, ma soprattutto per il suo stemma, un'aquila gigante su sfondo giallo, perché un tempo si credeva che nei dintorni di questa città vivesse uno sfondo giallo. Ma il personaggio più illustre di Pisa è senz'altro il fisico, astronomo e altri mestieri poco utili, Galileo Galilei, un nome, ma soprattutto un cognome, molto simili tra loro. A tal proposito, la signora Anna, mamma di Galileo, qui interpretata male da mia cugina, ci rivela una piccola curiosità sullo scienziato. Con mio marito abbiamo avuto 5 figli. Michelangelo, Virginia, Anna, Chanel e Nathan Falco. Poi, quando è nato l'ultimo, volevo dargli un nome che fosse l'anagramma del cognome. Non ci sono riuscita solo per una lettera. Ma chi è Galileo Galilei? Sicuramente non questo, neanche questo. Questa è una caffettiera? Ecco. Galileo Galilei è considerato il padre della scienza moderna, soprattutto per le sue posizioni rivoluzionarie che gli crearono non pochi problemi nei confronti della Chiesa, in particolare con il Papa dell'epoca, Papa Jonathan II, che lo condannò a rogo per aver dichiarato di essere ignifugo. La Chiesa infatti all'epoca sosteneva che al centro dell'universo ci fosse la Terra, Galileo invece che al centro dell'universo ci fosse il Sole e Pietro l'egocentrico che al centro dell'universo ci fosse lui stesso. Tra le sue invenzioni più importanti c'è senza dubbio il cannocchiale, inventato nel 1609 dallo scienziato pisano che però non riuscì a far funzionare fin quando non ebbe la brillante idea di guardarci dentro. Galileo fu anche il primo ad intuire che nel vuoto una piuma cade alla stessa velocità di una palla da bowling. Ovviamente nel 1600 il problema era trovare una palla da bowling. Galileo però l'aveva già inventata nel tentativo di costruire un cannocchiale senza tuttavia riuscire a farla funzionare fino a quando non smise di guardarci dentro. A rivoluzionare la scienza furono anche i suoi esperimenti sul pendolo, grazie al quale Galileo Galilei scoprì il periodo di oscillazione di un pendolo uguale a 2 casetta col tetto piatto radice quadrata di L in equilibrio su una A minuscola, mentre per la Chiesa all'epoca era semplicemente la radice quadrata di Dio mezzi. A metterlo nei guai con la Chiesa non fu tanto il volume da lui scritto dimostrazione della non esistenza di Dio e neanche il libro Mamma mia quanto odio i preti, quanto il dialogo sui massimi sistemi in cui parla con un amico di metodi infallibili per vincere al totocalcio. Per la sua mania di guardare dentro le cose, col passare degli anni Galileo diviene cieco fino a morire di vecchiaia a Pisa nel 1640. Capito lo scienziatone so tutto e poi muore come tutti noi altri ignoranti. Ah, questa è la scienza! Secondo la leggenda, il dito medio di Galileo viene conservato al Museo della Storia della Scienza di Firenze come gesto di scherno nei confronti della Chiesa, mentre il suo dito pollice viene conservato ad Ancona al Museo dell'Autostop. Tra gli scienziati nati a Pisa non si può non citare Fibonacci, sì che però insomma in confronto a Galileo... Sì, vabbè, la serie di numeri, insomma, buona solo per le cacce al tesoro e poche altre cose. Citiamo anche Filippo Burotti, che intorno al III secolo d.C. inventò il numero 7. Per ora il nostro viaggio nella scienza termina qui, ma voi continuate a seguirci perché ricordatevi, piuttosto che dire non lo so o non è il mio campo, è sempre meglio dare una risposta a caso. Scusi, che ore sono? Canberra, anche se molti credono che sia Sydney.